Cari amici, buongiorno. La situazione politica del nostro paese è sempre più delicata e sicuramente interessante. Certamente siamo in una fase storica di cambiamento. Il problema è che ancora una volta vi devo richiamare alla realtà del tipo di cambiamento verso il quale si sta andando. Nella squadra di governo ieri è entrato anche Luciano Baracaracciolo, probabilmente il più grande preparato giurista in materia di incompatibilità tra trattati europei e Costituzione. Probabilmente la persona di maggior cultura che io conosco sul tema e quindi sicuramente un innesto importante che cercherà di portare il governo in una certa direzione. Il problema è che quale sarà realmente questa direzione? La speranza di chi sostiene in buona fede le tesi battipugniste, e ci sono chiaramente, è che comunque sia impossibile arrivare a una modifica dei trattati perché la Germania dirà di no. Questa è un po' anche l'opinione, ad esempio, che più volte ha espresso anche Luciano Baracaracciolo. Ecco, il problema è che questa opinione, o questa speranza, che per carità io mi auguro si verifichi, è fallace ed è errata da un punto di vista pratico. Abbiamo visto che tutti i programmi, anche quello del governo giallo-verde, portano a una maggiore integrazione europea. Questo è nero su bianco, però appunto si dice sempre che visto che la Germania dirà di no, questa sarà impossibile e con queste posizioni battipugniste torneremo alla sovranità nazionale. A dicembre 2017 è stata invece proprio la Germania, con Schulz, che poco dopo è andato al governo, a esplicitare una roadmap per la creazione degli Stati Uniti d'Europa con data di termine per il 2025. Quindi questo è già nel programma di chi è al governo in Germania. La Merkel qualche resistenza l'ha fatta, anche se ha fatto alcune aperture. Per gli Stati Uniti d'Europa sta chiedendo alcuni provvedimenti, alcune scelte che ad oggi ancora non vanno bene ad altri paesi. Sicuramente la Germania è sotto pressione anche da parte degli Stati Uniti d'America, arrabbiati, fortemente arrabbiati per l'export tedesco, oltre 250 miliardi nel 2017, quindi insomma sono cifre assolutamente folli. Il problema è che alla fine la Merkel sarà costretta ad accettare gli Stati Uniti d'Europa, cioè la Merkel non porterà avanti una rotta intransigente perché se dicesse no agli Stati Uniti d'Europa, dopo tutti questi anni in cui la Germania è vissuta sulle esportazioni, la crisi che subirebbe il paese sarebbe paragonabile a quanto visto con la Repubblica di Weimar. Per cui è una situazione sociale che la Germania non può assolutamente permettersi. Quindi alla fine la Merkel dovrà alzare bandiera bianca e accettare quelle che sono i diktat. I vincoli di bilancio per la creazione degli USE, come vi ho detto, spariranno, nel senso che verranno accantonati. D'altronde i vincoli di bilancio erano per definizione uno strumento, un mezzo per arrivare appunto a imporre gli Stati Uniti d'Europa. Certamente la fine dell'austerità farà stare meglio la popolazione, questo è il motivo per cui principalmente penso alcuni esponenti no euro hanno accettato l'idea di far parte di questo governo, ma l'Europa e gli Stati Uniti d'Europa che verranno non saranno un sogno di libertà e di indipendenza per cui in questi anni abbiamo lottato. La banca centrale diverrà sì prestatrice illimitata, ma sarà una banca centrale prestatrice illimitata indipendente dalla politica, quindi gli strumenti democratici che verranno potenziati come il Parlamento europeo non potranno intervenire nelle scelte macroeconomiche della banca centrale, che quindi continuerà a servire i potentati finanziari, che dopo anni in cui hanno letteralmente massacrato la popolazione hanno deciso di allentare un attimino la morsa. Ma appunto questa non era la nostra battaglia e questa non è la battaglia per la libertà. Io spero di sbagliarmi su questa analisi, ma d'altronde i programmi parlano chiaro e soltanto un evento eccezionale e imponderabile potrebbe a questo punto fermare il disegno degli Stati Uniti d'Europa, che tecnicamente è su carta. D'altronde, anche quando fu scritto il piano B, a cui ho partecipato per la parte giuridica, ve lo ricorderete, il famoso piano B spesso citato dai media, beh, appunto, quello era il piano B. Il piano A erano e sono sempre stati gli Stati Uniti d'Europa. Da lì, infatti, la mia critica aspra in allora al piano B e poi la rottura dei rapporti con determinate persone che avevano portato avanti questi piani. Con alcuni poi ho ricucito, chiaramente, perché poi comunque ci si può continuare a parlare. Ma le nostre posizioni, le nostre visioni sono completamente agli antipodi. Io sono per un'Italia libera e indipendente e per una spiccata autarchia economica dell'Italia e degli altri stati mondiali in un'ottica di integrazione e pace. Loro hanno preso queste politiche ibride, questa idea mista, che certamente porta a un futuro molto molto nebuloso, perché in un sistema spiccatamente liberista, difficilmente si potrà arrivare a integrazione, a una vera pace mondiale.
Purtroppo così è andata e la partita a questo punto ha preso questa piega. Continueremo a combattere, continueremo a dire la nostra, ma tra qualche mese vi accorgerete che questa analisi purtroppo è assolutamente perfetta. Un caro saluto.